Una giornata scandita dai ricordi di chi ha scritto la storia del calcio granata e di chi insegue il sogno della vittoria. Sono i Picciotti del Toro, i tifosi nisseni della squadra piemontese, insieme per raccontare i trionfi e le vittorie di una squadra che quest'anno ricorda i primi 40 anni dalla conquista dell'ultimo scudetto. Attorno al tavolo di un noto agriturismo nissano, i tifosi granata hanno condiviso un pranzo e poi un intero pomeriggio assieme a due vecchie glorie del calcio, Luciano Castellini e Claudio Sala. Quando giocavo io eravamo di proprietà del cartellino, era di proprietà della società, quindi tante volte noi non sapevamo se c'era una trattativa in corso con un'altra squadra. Adesso praticamente il calciatore prende contatti con una società e la società di appartenenza non sa assolutamente niente. Noi facevamo contratti annuali, adesso si fanno contratti quinquennali. E quindi chiaramente la differenza sta proprio lì, perché dopo un anno, se non avevi vinto niente, era difficile spuntare qualche cosa in più dal punto di vista del contratto. E quindi è cambiato tutto, sono cambiate le regole, sono cambiate le norme. Il portiere una volta poteva prendere la palla con le mani, adesso non può prenderla, e quindi chiaramente è un calcio completamente cambiato. Dire qual era più bello, penso che lo possano dire solo gli spettatori. Grande accoglienza. E la cosa più strana è che mi conoscono ancora e ci vogliono ancora bene. Pensavamo di essere stagionati, invece probabilmente si è riaccesa una fiammella di entusiasmo ancora.